Il concerto di Santa Cecilia chiude di fatto una stagione. Com'è stato quest'anno per la Filarmonica di Rivarolo? La stagione è stata buona anche perché abbiamo terminato i corsi, sono stati promossi tutti gli allievi, per cui abbiamo incrementato il nostro organico di 6 o 7 nuovi allievi, tutti giovani, quindi questo è un fatto estremamente positivo per la Filarmonica. Voi puntate sui giovani, ma avete fatto anche molti concerti. Sì, ne abbiamo fatti parecchi, ma qualcuno di meno perché stanno mancando i soldi, quindi chi organizza le feste spesso e volte non riesce più a invitarci perché queste feste non vengono più fatte proprio per una carenza di denaro presso molti comuni. L'anno che viene comincia bene perché abbiamo già 3 concerti in calendario. Il problema è anche un po' la mancanza di spazi. Beh, Rivarolo senz'altro, è veramente un dramma la mancanza di spazi, perché siamo obbligati a suonare, se vogliamo suonare in Rivarolo e per rispetto del pubblico che ci segue da anni continuiamo a suonare a Rivarolo, dobbiamo suonare in spazi non adatti per la musica. Per fortuna che c'è questa sala conferenze, dico per fortuna, ma evidentemente è proprio un grosso ripiego. Noi speriamo che quanto prima i commissari riescano a ridare alla città di Rivarolo il teatro. Qual è il livello della Filarmonica? Beh, non posso dirlo io perché sono troppo parte interessata. Devo dire che dove andiamo stiamo accogliendo parecchie affermazioni. Abbiamo musici che chiedono di venire a suonare con noi, abbiamo un professionista che è il pianista Ciro Noto che ha chiesto di suonare con noi a titolo gratuito. Abbiamo messo insieme un pezzo col piano e noi. E quindi questo è senz'altro segno che abbiamo fatto dei grossi passi avanti. Evidentemente la qualità non ha termine, noi dobbiamo ogni anno migliorarci e quindi ogni anno studiare. Difficile trovare un professionista concertista che suona con una filarmonica, come mai? Ma perché ho sentito questa filarmonica e ho capito che è quasi a livello di un'orchestra di professionisti, pertanto non ho fatto alcuna fatica a suonare con loro, anzi devo dire che mi sono veramente divertito, sono veramente bravi, bravissimi. E poi la promozione della musica passa attraverso i concorsi, voi ne organizzate, ne seguite di giovani. Sì, noi con l'associazione che rappresento, l'Arte e Fantasia, organizziamo diversi concorsi musicali, ne abbiamo tenuto uno recentissimamente, tra l'altro ha partecipato qui Simone Sampugnaro, un cornista della banda, classificandosi al primo posto, insomma, giusto per parlare appunto del livello alto di questa banda, e il concorso sicuramente aiuta i giovani a creare la loro, il loro futuro.